Buongiorno Milano da Palazzo Marino e buona domenica che arriva dopo un sabato abbastanza tribolato. Sono stato tutto il giorno in contatto con gli altri sindaci dei capoluoghi lombardi, ma soprattutto sono stato in collegamento con la presidenza della regione e Palazzo Chigi fino a praticamente ieri sera alle 10. Avete visto, sono state emesse due nuove ordinanze, una dalla regione, una dal governo. Non credo che sia necessario che io le illustri, stanno provvedendo tutti i media, ma penso invece che sia necessario che io vi dica che condivido i contenuti e credo che sia giusto comportarci in questo modo, attenerci a queste regole. Dopodiché, come ha detto ieri Borrelli, capo della Protezione Civile, il passaggio ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, io mi auguro di no, è una chiusura totale. Ma quando si dice chiudere tutto, vuol dire tutto. E lo dico ai tanti che ancora scrivono sui social e scrivono chiudiamo tutto con quattro punti esclamativi. Ecco, riflettiamo su cosa può voler dire sulla nostra quotidianità. Detto ciò, un invito particolare oggi per gli anziani. So benissimo che non molti di voi mi vedete su questi canali, ma normalmente avete figli e quindi parlo magari ai figli. Gli anziani non devono uscire, quindi lo dico ai figli, teneteli in casa, blindateli, ma per il loro bene. Guardate, io sono figlio unico, non ho padre e ho una madre di 89 anni che adoro. Ecco, io non la sto vedendo da 15 giorni, le faccio 5 telefonate al giorno, ma non la vedo. Dobbiamo fare così. E ciò mi porta a un'ultima riflessione, e cioè che noi dobbiamo pensare alla malattia, ma dobbiamo pensare essenzialmente alle persone. E vi racconto di un'iniziativa nuova che stiamo mettendo in campo. I milanesi, molti conoscono l'Hotel Michelangelo, è quello che sta vicino alla stazione centrale, sono circa 300 camere, qualcosa di più. Era un hotel già in chiusura prima del virus, prima del contagio. Ora noi lo prendiamo per mettere a disposizione di prefettura e autorità sanitaria, pensando che potrà servire in particolare per chi dovrà fare quarantena. Ma questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione ci porterà a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni, anche perché arriviamo veramente alla fine. Io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando, ma sono abbastanza certo, come ho detto ieri, che sarà una maratona e quindi dovremo andare avanti. Andiamo avanti con senso di responsabilità. Buona domenica ancora a tutti voi.